Bentrovata subito alla nostra ospite, perché il titolo del settimo report lo diremo tra un attimo, ma intanto ringrazio Cristina Molfetta, sempre così disponibile nel illustrarci in maniera sintetica ma esaustiva questi che sono dei volumoni, se li volessimo stampare. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Buongiorno e bentrovati. Dunque, liberi di scegliere se restare o migrare, c'è un punto interrogativo in fondo, perché? Beh, doveroso, nel senso che il Papa ha utilizzato questa frase per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato di quest'anno, quindi ponendo come prospettiva il fatto che le persone possano decidere se restare nel proprio paese o partire, dovrebbero essere libere di poterlo fare. Ma in realtà, siccome noi ci occupiamo di protezione internazionale e diritto d'asilo e facciamo un'analisi di quali sono le condizioni nel mondo, in Europa e in Italia, non possiamo invece che constatare, da qui il punto interrogativo, quanto la realtà sia lontana da questo auspicio. Le persone che sono sempre di più e che devono scappare da conflitti, che ricordiamo sono più di 56 nel mondo, non sono assolutamente libere di partire e lungo la loro, non sono chiaramente libere di restare perché c'è una guerra, c'è un conflitto e ci sono delle tensioni, ma non sono neanche libere di partire e di arrivare perché in realtà l'Europa e l'Italia sempre di più stanno mettendo degli ostacoli alle persone che sono in cerca di Al protezione. momento si è calcolato che una persona su 71 nel mondo avrebbe bisogno di protezione. In Italia andiamo subito a un dato, poi riguarderemo anche lo scenario internazionale. Ci sono circa 350.000 persone che hanno questo ombrello, questa tutela. Sono più o meno del passato? Sono un numero abbastanza costante, sono un numero molto basso rispetto al nostro paese e alle possibilità, ricordando che ci sono dei paesi, cioè ci sono 114 milioni di persone che hanno bisogno di protezione, il 75% rimane in paesi estremamente poveri, il 70% nel primo paese vicino, una piccola percentuale arriva in Europa, è una ancora più piccola percentuale in Italia, perché se consideriamo 350.000 persone che non sono neanche gli arrivi di quest'anno, ma tutte Sì. quelle che hanno un permesso ancora come protezione speciale, quindi lì dentro ci sono gli ucraini, più di 170.000, le persone come richiedenti asilo che hanno un permesso come rifugiati degli anni passati, il numero di persone che abbiamo in Italia starebbe tutto incluso dentro al Circo Massimo a Roma. Quindi io veramente faccio fatica a pensare come 350.000 persone per un paese di 60 milioni siano tante. Moltissimi paesi europei hanno molte più presenze di noi e appunto non parliamo di paesi come la Turchia che ne hanno quasi 4 milioni, il Libano che ha un numero elevatissimo, quindi noi in proporzione abbiamo un numero veramente basso e siamo comunque uno dei paesi del mondo con più risorse. Cristina, avete anche analizzato in conferenza stampa la situazione rispetto a quello che vorrebbe fare o ha già fatto questo governo, sinteticamente. E questo governo è in linea con una tendenza di molti altri paesi europei dall'inizio dell'anno, intanto ha dichiarato l'emergenza dopo l'arrivo sulle nostre coste di 30-40 mila persone, cosa che appunto, sempre riferendoci ai numeri di prima, è difficile considerare un'emergenza rispetto al fenomeno mondiale. E poi dall'inizio dell'anno ha attuato quasi 10 decreti legge, che poi sono anche diventati legge, che miravano tendenzialmente a questo, cioè a limitare il numero delle persone che potessero fare domande d'asilo e a togliere servizi alle persone, arrivando a togliere servizi anche ai minori stranieri non accompagnati, e questo ci sembra appunto una cosa molto grave e preoccupante. Cristina, noi siamo un paese assolutamente cattolico, come mai secondo te si fa ciò nonostante ancora così difficoltà ad aprire il cuore, le porte all'accoglienza? Intanto perché è un fenomeno di cui mal si parla da almeno 20 anni, per cui questa retorica dell'invasione, questa idea che noi siamo in prima linea, che stiamo facendo più di quello che dovremmo, che non corrisponde assolutamente al dato di realtà quando si mettono appunto in confronto i dati del mondo, dell'Europa e dell'Italia, è un racconto che va avanti da tantissimi anni.
è uno di quei casi in cui, come dire, una retorica non corrispondente al vero, ripetuta moltissime volte, diventa più vera della realtà. Per cui c'è un senso di invasione, di sconforto, come di essere di fronte a qualcosa che non siamo in grado di gestire. Che prende la maggioranza delle persone che magari non si occupano specificatamente del tema e che si fidano di quello che sentono nei maggiori telegiornali. E dall'altro riuscire a spiegare richiede appunto una comprensione del fenomeno globale e significa anche entrare nel merito del fatto che per gestire il fenomeno bisognerebbe fare una programmazione. Cioè, se noi vediamo che da 20 anni le persone in fuga nel mondo aumentano, quello che dovremmo fare è aumentare di anno in anno un po' i nostri posti di accoglienza. Potremmo anche decidere di non farlo se smettessimo di vendere armi o se fossimo capaci, come dire, di bloccare le situazioni di conflitto, cosa che però non riusciamo a fare. Allora, Certo. se le situazioni di conflitto aumentano, noi continuiamo a vendere sempre più armi, non siamo capaci di bloccare nessuno dei conflitti, l'unica cosa che dovremmo fare è aumentare i posti di accoglienza. Ma se noi negli anni continuiamo a diminuire i posti di accoglienza, a provare a far entrare meno persone, capite che in realtà, e diciamo che siamo in affanno perché poi non abbiamo i posti per accoglierli, allora i conti non tornano. E certo, sì, siamo sempre in emergenza, ma perché rispetto a un fenomeno che cresce, in realtà togliamo risorse e strumenti per riuscire a gestirlo. Ma i canali per almeno i minori sono migliorati, sono più sicuri o la questione è rimasta sempre scandalosamente in sospeso? Sì, intanto permettimi di aggiungere, ti ringrazio perché ci hai dato una risposta veramente chiara, per quanto, ecco, quasi semplice paradossalmente. Ci si domanda come mai non si riescano a fare le cose semplici tante volte in questo paese. Poi, come diceva giustamente Maria Pia, ci dimentichiamo che tra queste persone spesso e volentieri ci sono anche minori. Sì, quasi il 20% sono minori e in realtà, paradossalmente, ad esempio nei canali umanitari, i minori non possono partecipare. Noi abbiamo provato, come CEI, negli ultimi 2 anni a creare un canale sicuro per i minori stranieri non accompagnati che fuoriuscivano dal Niger. Avremmo dovuto riuscire a farne uscire almeno 35. Siamo riusciti a portarne fuori 9 perché poi c'è stato il colpo di Stato in Niger, la situazione è diventata ingestibile. Però paradossalmente i minori, che sono quelli che dovremmo proteggere di più, non hanno dei canali legali per riuscire ad entrare nel paese. E parlando anche di Papa Francesco, che ovviamente anche qui è leader, diciamo, di coloro che dicono quale sarebbe la linea giusta, dal punto di vista della mente e del cuore. Il fatto che a settembre, lui presente, ci sia stato questo appuntamento con i Rencontres Méditerranéennes, in cui ovviamente era in primissimo piano questo problema. Che cosa ha cambiato secondo te? Non lo so, per ora non ci sono dei cambi reali, addirittura appunto non solo nel nostro paese, ma anche in altri paesi europei si inaspriscono le leggi. Ad esempio nel patto europeo che si sta discutendo e che potrebbe essere approvato prima di fine anno, e noi speriamo che non venga approvato, perché sarebbe un patto che rende le condizioni, ad esempio, dei minori stranieri non accompagnati ancora più fragili. Uno degli elementi in discussione è che possono essere rinchiusi nei centri e alle frontiere già a partire dai 12 anni. Ma noi abbiamo delle leggi in tutta l'Unione Europea che tutelano i minori fino ai 18 anni. Quindi è paradossale che tutti i paesi dell'Unione Europea che dichiarano di voler continuare a rispettare i diritti umani, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione del Fanciullo, in realtà stiano pensando di approvare delle leggi che sono contrarie a queste norme che sono addirittura internazionali e sovranazionali. Però questo è il livello del dibattito. Ma nel report è molto interessante anche il fatto che avete dato la parola ai migranti accolti, a coloro che insomma sono nel nostro paese e appartengono ovviamente a culture, nazionalità differenti. C'è un fil rouge comune nel loro raccontare come si sentono? Beh, intanto ci sembra doveroso, cioè tutti i servizi dovrebbero essere analizzati anche dal punto di vista di chi transita da quei servizi, che dovrebbe Certo. essere una delle fonti principali per dire va bene, stiamo facendo male, che cosa dobbiamo cambiare. E non vuol dire aumentare i costi, ma vuol dire creare un servizio che sia più vicino alle esigenze delle persone. Allora, possiamo dire che ci sono due cose principali. Da una parte, che abbiamo, questa non è una novità, qualunque italiano lo sa, abbiamo un sistema burocratico di difficile comprensione, ecco, la burocrazia italiana non è facilissima da approcciare.
La seconda cosa è che rendiamo queste persone invisibili. Quello che le persone ci dicono Bene. è che in realtà quello di cui avrebbero più bisogno è uno sguardo che le veda nella loro interezza, che capisca chi sono, che capisca le capacità che hanno e che non le metta in continua attesa e stand-by per un tempo lunghissimo. È squillato il telefono, per cui Evidentemente hai i minuti contati, la nostra è un po' bravissima arrivato il suono ospite. della campanella, ma le cose importanti le abbiamo dette. Noi ti ringraziamo, Cristina, per averci, ecco, illuminato su questi temi così caldi e importanti. Ecco, ti lascerei salutarci anche con l'indicazione dei siti o dei Sì. Grazie social dove possiamo continuare a seguire i vostri lavori. a voi per la possibilità. In realtà noi abbiamo un sito di informazione specifico sui richiedenti asilo e rifugiati che è www.viedifuga.org. Chiaramente sul sito della Fondazione Migrante, sul sito della TAO, che è la nostra casa editrice, potrete trovare tutte le informazioni rispetto al rapporto di quest'anno, ma anche ai 6 che l'hanno preceduto. Quello di quest'anno non è scaricabile, ma è acquistabile. Tutti quelli degli anni precedenti sono scaricabili interamente attraverso i PDF. Benissimo, vie di Grazie. fuga dunque come momento di salvezza anche, ricordate questo portale. Grazie Cristina. Grazie Cristina a voi Molfetta. veramente per l'attenzione e la disponibilità. Buona continuazione e buona mattinata. Buon lavoro Alla anche a te. prossima. E noi restituiamo la linea alla regia, ci ritroviamo subito dopo con lo spazio dedicato al mondo dei libri, con l'angolo di Pagine d'autore.